Buongiorno, oggi siamo in Cittadella ad Alessandria e incontriamo Oreste Rossi, parlamentare europeo del PPE. Ieri ha avuto un incontro molto importante in Albania e gli chiediamo di parlarcene. Sì, questo diciamo, è un evento a parte dell'attività, perché sono partito proprio ieri da Bruxelles, sono andato in Albania dove ho incontrato il Presidente del Parlamento albanese, il Ministro, che poi tra l'altro è una donna, anche giovane, una trentina d'anni, che si occupa dei rapporti con l'Unione Europea, e il Vice Ministro sempre dei rapporti con l'Unione Europea, proprio per capire i passi che sta facendo l'Albania per poter diventare in futuro paese candidato all'entrata nell'Unione, perché anche l'Albania è fra quei paesi che vorrebbero entrare nell'Unione. Io devo dire la verità, ho detto quali sono le cose positive e negative dell'entrare nell'Unione, perché non tutto è oro quel che luccica, come sanno bene i cittadini italiani, che da quando l'Italia ha aderito all'euro hanno avuto probabilmente più danni che favori, ma questo io ritengo è solo perché si è sbagliata la concezione dell'Unione Europea, perché è basata solo sull'economia, al potere delle banche, al potere della Banca Centrale Europea, che invece di aiutare gli stati e le imprese dà i soldi alle banche a un tasso irrisorio, 0,5%, ma le banche poi questi soldi, se li prestano a dei tassi del 6, del 7, dell'8%, quindi veramente lucrando sulla pelle dei cittadini europei. O le investono in titoli di Stato. O le investono in titoli di Stato, lucrando, che rendono magari meno, ma sono sicuramente più sicuri. E l'utile, che di fatto è di soldi nostri, finisce nelle loro tasche anziché favorire la ripresa. Io ho parlato di una diversa Unione Europea. L'Unione Europea dovrebbe essere sul modello degli Stati Uniti, federali, tipo l'America, però con le nostre caratteristiche, quindi tutti i diritti acquisiti dei nostri cittadini, dei nostri lavoratori, ma con un'Europa dove tutti i paesi che ne fanno parte o hanno tutti l'euro o nessuno ce l'ha, perché non ha senso che alcuni stati ce l'abbiano e abbiano i pro e i contro e altri stati come l'Inghilterra abbiano invece la propria moneta e quindi non hanno gli svantaggi dell'avere l'euro ma solo i vantaggi del mercato comune. E poi altra cosa importante è smettere di sperperare soldi. Io penso un esercito unico europeo anziché 28 eserciti, 200 miliardi di euro l'anno anziché 600 miliardi di euro l'anno, ma ancora un esempio, gli Stati Uniti d'America hanno 1,5 milioni di soldati, a livello di Unione Europea siamo circa 7 milioni. Quindi capite che c'è qualcosa che non funziona. Non c'è proporzione. L'Unione funziona nel momento in cui porta dei risparmi. Pensiamo anche all'energia. Perché l'impresa italiana, parliamo di Europa, Unione Europea, quindi libero mercato, libera circolazione delle merci. Attenzione, perché in Italia dobbiamo pagare la corrente elettrica al 130% in più che in Francia, al 150% in più che in Polonia, all'80% in più che in Germania? Così non funziona. Facciamo il mercato unico dell'energia in modo che tutti in Europa pagano la corrente la stessa cifra e così via. Quindi si può fare molto per un'Europa. Io di questo voglio parlare, sono andato a parlare anche di questo in Albania. Per me è stata una soddisfazione perché ho ricevuto un consenso notevole, cioè sono assolutamente d'accordo su questa linea di un'Europa diversa da quella che c'è oggi. Bene, mi pare molto chiaro il suo discorso. E oggi anche lei qui in Cittadella per partecipare a questo evento importante? Sì, Italia Nostra e anche Legambiente ha organizzato questo evento, e a me piacciono tutti questi eventi che vengono fatti in Cittadella. Perché? Perché la Cittadella è un monumento molto importante, fa parte della nostra memoria storica, fa parte di un bene che va salvaguardato e purtroppo giorno dopo giorno si deteriora. Quindi tutto quello che le associazioni riescono a fare qua è un qualcosa di buono. Proprio prossima settimana, il 16 anzi, alle 15, organizzo insieme all'amico Barosini ed altre persone un evento qui in Cittadella, dove si cercherà di parlare delle disponibilità di fondi europei per determinati progetti. Mi auguro che associazioni e enti ascoltino e facciano finalmente un progetto, perché dall'Europa soldi se ne possono prendere. A condizione che ci siano dei progetti. A condizione che ci siano dei progetti e a condizione che ci sia un cofinanziamento degli enti locali. Cofinanziamento a seconda dei bandi può andare dal 15 al 30%, il resto lo mette l'Europa. Io voglio anche ricordare che l'Italia perde qualcosa come 9 miliardi di euro l'anno di finanziamenti europei, che non si recuperano più, si perdono. Bene. Fare progetti e investire sulla Cittadella io credo che possa essere utile per portare dei soldi nella nostra città e recuperare un bene importante, però occorre la volontà di farli questi progetti. Noi lanceremo questa idea, diremo quali sono le disponibilità sui fondi europei, dopodiché
sta alle associazioni e agli enti locali e eventualmente anche imprenditori privati che abbiano voglia di investire, che credono che questa realtà possa diventare un grosso richiamo per il territorio, anche in vista dell'Expo 2015, che fanno un progetto serio e credibile che può vincere il bando. Certo, lei si occupa molto anche del sociale. E quali provvedimenti è riuscito a far passare in Parlamento europeo? Ma me ne vengono in mente due molto importanti sul sociale. Uno, sono stato relatore per la Commissione ed è la piattaforma decennale, anzi la piattaforma, la strategia decennale della Commissione europea sulle disabilità, dove sono riuscito a portare avanti un testo concordato con le associazioni che si occupano proprio di disabilità e anche i volontari che si occupano di disabili, proprio che va nell'interesse di queste persone. E la cosa più importante è che si dice che devono avere pari diritti degli altri cittadini. Per fare l'esempio più semplice, un disabile deve poter arrivare in una qualunque stazione d'Europa, prendere un treno e arrivare dove arrivano i treni, non magari trovarsi a metà viaggio, un terzo del viaggio, due terzi del viaggio in una stazione e non avere più un treno che è abilitato a portare un disabile. E questo deve valere per tutti i mezzi di trasporto, deve valere per i teatri, deve valere per i cinema, deve valere per tutti i luoghi di intrattenimento, deve valere per tutto, perché non è pensabile che vi siano cittadini di serie A e cittadini di serie B, devono essere tutti uguali i cittadini, perché pagano le tasse. E queste persone, oltre a pagare le tasse come gli altri cittadini, hanno lo svantaggio di stare peggio degli altri. E quindi noi dobbiamo garantire a loro diritti e dignità. Quindi questo è un provvedimento, diciamo, che mi ha dato molta soddisfazione, perché è passato come avrei voluto che passasse. L'altro, proprio 10 giorni fa, è stato votato all'unanimità. In questo caso sono relatore non solo per la Commissione Sanità del Parlamento, ma sarò anche relatore per il Parlamento europeo. E ripeto, è stato votato all'unanimità da tutti i gruppi politici in Commissione. Poi vedremo alla fine del mese di ottobre in Parlamento, ma penso che possa passare, che riguarda le infezioni ospedaliere nell'Unione Europea. Altro problema importante. Altro che, perché non si sa, ma le infezioni ospedaliere colpiscono dal 5 al 6% dei ricoverati. E a volte anche in modo grave o letale. Certo, esatto, perché molti poi devono essere ricoverati e ricurati, altri muoiono. In Europa la media dei morti causa infezioni ospedaliere è dai 36 ai 37 mila l'anno. E questo è un costo notevole per la sanità. Un costo enorme per la sanità, ma un costo di disagio umano per il paziente che va in ospedale, già non sta bene, e invece di essere curato si becca una malattia che magari è ancora peggiore di quella per cui è andato a farsi curare. Questo non può succedere a livello europeo. Bene, diamo delle linee guida che sono state approvate dalla Commissione, mi auguro poi saranno approvate anche dal Parlamento, che danno proprio linee guida ed indicazioni agli Stati sul modo di operare. Quindi massimo igiene, correttezza, pulizia, informazione, perché il paziente deve sapere anche come comportarsi lui, perché quando lo vanno a trovare i parenti, gli amici, magari lo toccano, lo baciano, eccetera, eccetera, se è una persona debilitata, se ha delle ferite aperte, può infettarsi. Quando va a casa, e adesso con i tagli che ci sono, purtroppo mandano a casa i pazienti magari 2 o 3 giorni dopo l'operazione, non è che può andare a casa e prendere in braccio il gatto o farsi coccolare dal cane, perché rischia un'infezione. Quindi anche l'informazione al paziente, specie se anziano e magari non in grado di intendere e volere, deve essere data alla badante, deve essere data ai familiari che lo seguiranno, ai figli e alla moglie, in modo che si riducano in modo importante le infezioni ospedaliere, perché danno una miglior qualità della vita, una miglior qualità assistenziale a delle persone che, se vanno all'ospedale, ovviamente perché già non stanno bene, quindi non è il caso di caricare ulteriori grane. Per questo chiediamo che siano stanziati fondi e non tagliati dagli stati nel settore della sanità. Certo, lei è un parlamentare europeo, ma non possiamo esimerci dal fare una domanda sulla situazione di Alessandria. Come vede la situazione? Pessima situazione, ormai ho maturato l'idea che l'errore grosso sia stato l'aver dichiarato il dissesto. Probabilmente non si doveva dichiarare il dissesto, avremmo avuto meno rogne e meno problemi e si poteva anno per anno recuperare parzialmente le somme spese extra e cercare di rientrare. Una volta rientrati, quindi non avendo più un bilancio negativo, più spese che entrate, pian piano si poteva cominciare a recuperare invece quello che è il debito. Purtroppo in Italia sono molti comuni nelle condizioni simili ad Alessandria, ma non hanno dichiarato il dissesto nella maggior parte dei casi. Questo è stato forse l'errore più grosso che doveva essere evitato. Dopodiché, sicuramente, se si interveniva 5, 6, 7, 10 anni fa e si spendeva meno, probabilmente non saremmo finiti comunque nel dissesto. Quindi degli errori ci sono stati certamente.
Ecco, però diciamo che per precisione la maggioranza sostiene che di aver ricevuto a giugno 2012 un comunicato del prefetto Amelio che appunto intimava 20 giorni di tempo per deliberare il dissesto, diversamente avrebbe dovuto sciogliere il Consiglio Comunale. Quindi... Perfetto, la responsabilità era la sua a quel punto dell'amministrazione e voglio vedere che l'avesse fatto, perché non lo fanno negli altri comuni, anche Torino in quelle condizioni, o quasi, con debiti molto più alti tra l'altro di quelli che ha pro capite Alessandria. Parliamo di pro capite, non parliamo del complesso, Torino ha 1 milione di abitanti, 900 rotti mila, è ovvio che nel complesso è più alto, ma è più alto pro capite, quindi vuol dire che è più indebitato di Alessandria. Come mai a Torino non è successa la stessa cosa? Quindi, ecco, insomma... ma comunque adesso a questo punto come se ne esce? A questo punto se ne esce tagliando tutte le spese inutili e superflue, cercando di far rientrare disponibilità economiche e magari trovando una soluzione di ricontrattare i prestiti fatti nel tempo e quindi ridurre la percentuale di interessi da pagare, quindi ricontrattare i prestiti, trovare poi dei finanziamenti straordinari da parte dello Stato, d'altronde lo Stato in qualche modo dovrà intervenire per sanare le situazioni dei comuni che si trovano con l'acqua alla gola e quindi anche Alessandria potrà usufruire, mi auguro, di questi fondi che saranno prima o poi messi a disposizione, immagino a tassi vicino allo zero. Non risolveremmo il problema se la Banca Centrale Europea, anziché dare i soldi alle banche allo 0,5%, li desse proprio agli stati o agli enti locali, perché pagare lo 0,5% di interesse significherebbe risolvere i problemi di Alessandria e di tutti i comuni che sono in condizioni simili. Certo, tra l'altro, sempre parlando di Europa, pare che recentemente abbia sentenziato che i debiti dei comuni, dei cittadini, devono essere a carico dello Stato. Insomma. Giustamente, d'altronde i comuni, le province, le regioni sono pezzi dello Stato italiano, quindi se un comune viene messo in condizione di non poter più onorare i suoi debiti, non è giusto che ci perda la persona che ha fatto il lavoro per il comune o ha servito il comune dando servizi, dando lavoro. Quelle persone vanno, quelle imprese, quelle persone vanno, gli va dato il dovuto, non vanno rovinate, vanno saldate. Tra l'altro ricordo anche che l'Europa, e l'Italia non lo sta ancora facendo, e io ritengo che sia gravissimo, perché non ottempera alla direttiva europea entrata in vigore, dove i debiti vanno pagati dalla pubblica amministrazione entro 30 giorni, massimo 45. Noi siamo in condizioni di arrivare anche oltre i 400 giorni di ritardo nei pagamenti. Significa far fallire delle aziende, questo è inammissibile. Certo, e questo non contribuisce certamente al rilancio e allo sviluppo dell'economia, né nazionale né locale, la ovviamente. Schiaccia l'economia, come l'aumento del tasso di interesse o la difficoltà a avere soldi, perché abbiamo aziende che potrebbero lavorare, hanno carenza di liquidità e non ricevono prestiti dalle banche perché le banche preferiscono comprare titoli di Stato oppure chiedono cifre esagerate di interessi per dare dei prestiti. Se invece, e lo dico ancora una volta perché il fatto è gravissimo e non capisco perché non si possa risolvere, fosse la Banca Centrale Europea a dare direttamente i finanziamenti, su un modello un po' americano il tasso sarebbe dello 0,5%. Ecco, questo è molto importante. Ecco, come valuta il lavoro che ha fatto sino ad oggi il governo Letta in merito ad economia e appunto al lavoro? Ci va un po' più di coraggio. Il governo Letta, non devo dire che è un governo che sta affrontando una situazione pesante, quindi non è che si possa criticare più di tanto. Lo posso criticare dal punto di vista di non aver saputo far muovere l'economia. Cioè bisogna capire che per far muovere l'economia in un momento di crisi non si aumentano le tasse, non si aumentano le imposte, ma si riducono. Più circola moneta, più l'economia si riprende. La BCE non può e non vuole stampare moneta, quindi non possiamo aumentare gli euro in circolazione. E allora l'unica alternativa che possiamo fare è, certo, spingere sulla BCE perché si cambi il trattato dell'Europa e quindi si cambino le responsabilità e le competenze della BCE, ma questi sono tempi molto lunghi perché deve avere l'approvazione di tutti i 28 stati, quindi i tempi sarebbero lunghi, ma intanto si comincia a farlo. Dall'altra parte bisogna ridurre le imposte e pagare i debiti, onorare i debiti. A un certo punto ottenere dall'Europa che se si sfora il famoso 3%, se va al 3,5, ma si fa rigirare l'economia, non succede niente. Succede che l'economia, rigirando, dà di nuovo benessere, dà posti di lavoro, perché ogni volta che un'azienda chiude e lascia il personale a casa, noi ci carichiamo come Stato le casse integrazioni, giustamente, ma noi paghiamo gente che non produce. È meglio allora aiutare quell'azienda a continuare a produrre, così anche il lavoratore, anziché prendere una parte
stipendio lo prende tutto, l'azienda produce, il prodotto viene venduto e gira moneta, se gira moneta si paga l'IVA, si pagano le tasse, quindi lo Stato incassa. Se invece l'azienda chiude, lo Stato non incassa più del movimento della merce dell'azienda, ma addirittura si carica un pezzo dello stipendio dei lavoratori che stanno a casa e non producono, perché l'azienda è chiusa e loro sono in cassa integrazione. Peggio che un cane che si morde la coda. Cioè, quindi è proprio sbagliato il metodo e l'approccio economico di questo governo, come sta sbagliando l'Europa nel metodo e nell'approccio del denaro. Perché noi avremmo dovuto seguire l'esempio, adesso a parte la crisi americana per motivi politici, ma l'America è uscita dalla crisi già ormai da un anno. E come ha fatto uscire dalla crisi, che c'è finita come l'Europa, se non più pesantemente? Stampando carta moneta, ha stampato dollari, ha leggermente svalutato il dollaro e chi se ne frega, ma è uscita dalla crisi. Anzi, ne ha avuto un vantaggio all'esportazione. Certo, ma la stessa cosa è il Giappone. Il Giappone cosa ha fatto? Ha stampato yen, ha leggermente diminuito il valore dello yen, ma oggi è passata ad un PIL assolutamente positivo. Ma addirittura l'Albania ha un PIL positivo del 3,5%, la Turchia ha un PIL positivo, noi siamo in recessione. Se siamo in recessione è perché non gira denaro, perché le imprese non funzionano, allora bisogna far girare il denaro. L'Europa, cambiando le regole della BCE e stampando euro, ed è fondamentale. I tempi sono lunghi, benissimo, nel frattempo riduciamo la pressione fiscale. Non ci sono soluzioni, creare lavoro, creare riduzione di tasse e di pressione fiscale, il famoso cuneo fiscale, permettere alle imprese di andare avanti, perché ogni impresa che chiude, ogni vetrina che chiude, ogni saracinesca che si abbassa sono posti di lavoro che si perdono e non so quando è che li recupereremo quei posti di lavoro. Questo è il coraggio che non ha avuto il governo Letta, doveva fare queste cose, poteva farlo perché è un governo di ampia maggioranza, confermata anche dopo le bizze di Berlusconi, io le chiamo bizze di Berlusconi, comunque l'ampia maggioranza è stata confermata, quindi Letta abbia il coraggio di prendere provvedimenti, non dico drastici per la popolazione, ma coraggiosi per cambiare e invertire la rotta del paese Italia che effettivamente rischia di affondare. Ecco, ma per finire, lei pensa che adesso da sì in avanti lo farà? Mi auguro di sì, anche perché sennò perderebbe la sua sfida, ed è una sfida molto molto importante. Lui è un uomo politico giovane, credo che sia un uomo politico anche preparato ad avere il coraggio di tanto battere i pugni in Europa, prima cosa. Seconda cosa, avere il coraggio appunto di tagliare la pressione fiscale per creare lavoro, creare un giro di economia, un giro di denaro, un giro di soldi che finiscono poi alla fine nelle tasche dei cittadini che hanno il lavoro e che avrebbero il lavoro, che oggi magari lo perdono o rischiano di perderlo. Bene, la ringraziamo moltissimo e le auguriamo molto buon lavoro. Grazie. Grazie.